Ciao a tutti, oggi volevo fare la recensione dei pannolini che ho provato, logicamente taglia piccola perché la bambina adesso ha un mese, comunque è chiamata taglia 2, non so perché 2, ci sarà una per i prematuri, penso sia taglia 1, non lo so. Comunque questi sono i primi che voglio recensire, poi se userò altre marche l'aggiungo dopo, già sono 4 queste comunque. E qui manca il Pampers Protessi che non ho più come pannolino, ma ve lo dico lo stesso. Quindi recensisco 5 marche diverse di pannolini e che ne ho altre 2 da aprire il pacco, quindi vi metto dopo, magari vi aggiungo un commento su altre 2 marche. Spero che questo video come sempre vi sia utile, se vi va iscrivetevi al mio canale, se vi va lasciate un commento qui sotto così condividiamo le esperienze, le idee, se avete qualche altra marca da consigliarmi che voi vi siete trovate bene, ditemi quello che ne pensate. E niente, quindi vi saluto, un po' lucida perché mi sono appena alzata, ho messo la crema, quindi un po' di... ancora non si è assorbita bene. Purtroppo con i bambini così piccoli bisogna sfruttare i secondi, non i minuti, i secondi che ti lascia in pace perché dorme. E sentire la mia voce così calma, così tranquilla, infatti non sto strillando per niente, poi vedrò come alzare il volume, la rilassa ancora di più. E mi vedete un po' bottata con gli occhi, ma penso che il primo mese del neonato sia quello più traumatizzante, infatti è un po' traumatizzante. Questo è il primo video che faccio e lei ha 43 giorni. Quindi vi dico che è un po' traumatizzante. Poi se volete il video anche dell'esperienza appunto dei primi mesi di vita del bambino, chiedetemelo qui sotto. Uno dei video che devo ancora fare è sia il parto che il terzo trimestre. Purtroppo, come vi dico, non è facile con una bambina così piccola. Io allatto esclusivamente al seno, quindi mi rimane pochissimo tempo perché ogni 2 ore si attacca, si è attaccata mezz'ora, quindi voglio un'ora e mezza per fare tutto quello che mi serve: mangiare, andare al bagno, farsi una doccia, lavare i capelli, che sapete, insomma, io già solo per lavarmi i capelli mi passa un'ora e mezza, quindi è con là che bisogna intrattenerla un pochino. Delle volte fa anche 3 ore, ma non sai mai quando ne farà 2, quando ne farà 3, quando ne farà 4, non è che c'ho la palla di vetro, e quindi è abbastanza stressante. E niente. Io vi saluto, vi mando un bacione e spero appunto che vi iscriviate e mi lasciate un commento qui sotto al video. Ciao, al prossimo video. Ciao da Alessia Lux. Ciao. Quindi partiamo subito. Io voglio far vedere subito la differenza di grandezza tra uno e l'altro. Questa è la differenza tra Sole e Luna, che è il più piccolo di tutti ed è quello che va bene proprio nei primi prime settimane, ma già la seconda settimana la mia bimba è nata di 3,3 kg, ma con il calo 3,180 kg, quindi diciamo che fino a 3,7 kg vanno bene Sole e Luna. Io li sto usando adesso che è 4,5 kg, come praticamente glielo metto sotto al sederino, mentre la sto cambiando, mentre c'è quel lasso di tempo in cui levi il pannolino sporco e la devi pulire. Gliela metto sotto al sederino perché fa la pipì di solito quando gli levi il pannolino. Questo è come strutturato all'interno, ci sono questi elastici che sembrerebbe che contengano molto, ma in realtà mi si è quasi sempre sporcata quando ho utilizzato i Pampers Sole e Luna. Quindi non mi sono piaciuti, questi mi sono stati regalati dentro a una torta di pannolini e li ho usati, vi ho detto, nelle prime settimane li ho usati sinceramente. Ho visto che comunque quando fa veramente tanta pupù liquida non ce la fa. E poi volevo dire che questa serie qua, non so se dipende da questo colore qui, vedete c'è un color celeste, e me la irritano tanto. Ho visto che appena ho smesso di mettergli questi non si è irritata più. Io sono passata da questi a questi qui, sono dei pannolini biodegradabili, quindi completamente contro l'inquinamento. Infatti io li ho comprati subito, costano 8 euro qualcosa, e comunque nei prezzi normali dei pannolini, tranne che per
questi che sono i Lallo e vengono venduti nel discount dei pannolini e questi ho pagato un pacco da 24,50 euro, quindi il prezzo è molto diverso e adesso ve ne parlo anche di quelli. Io sono passata comunque da questi Sole e Luna a questi biodegradabili e il cambiamento è stato immediato, lei non si è più irritata. Il pannolino è questo ed è molto più grande. Moltissimo più grande e molto più avvolgente, come vedete quanta parte laterale c'è. Gli elastici contengono molto bene e qui, come potete vedere, è molto ampia la parte che raccoglie. Vedete quanto è alta questa parte? Infatti con questi qui mi è successo una barra due volte, cambiando 7 pannolini al giorno, capite che una barra due volte è niente in confronto alle 3 settimane che li sto utilizzando. Ma la cosa fantastica è che con questi non mi si è irritata più, infatti come potete vedere non ci sono coloranti all'interno, è tutto cotone bianco. Ho trovato la stessa cosa sui pannolini, quelli per il postpartum, e ho dovuto utilizzare solo pannolini con il cotone così bianco, perché avevo dei pannolini con una trama azzurrina come questa, che di solito è l'odor control, ma sti cavoli, nel senso tanto cambi talmente spesso che te serve a me l'odor control, e cioè il controllo degli odori sarebbe, e me la irritano e basta. Quando sono passata a questi, una favola proprio. A parte, l'unica cosa è che sono un po' grandini, perché andavano benissimo. Certo, accumulano un po' più di spazio, quindi quando andate a mettere il bodino e la tutina è un po' più ingombrante, ma cioè, a queste condizioni non me la irritano e contengono tantissimo. Va benissimo. L'altra marca che ho testato è l'Argis 2, sempre. Anche questo non ha coloranti all'interno. Però vi devo dire la sincera verità, io ho avuto un campione omaggio e ne ho provati due. Non è uscita la pupù liquida, però cioè, può essere anche una coincidenza, perché pure con i Sole e Luna non è che è sempre uscita. Però quello che vi posso dire è che mi sembra buono l'elastico qui, vedete, sembrerebbe che contiene abbastanza bene qui. E c'è Winnie the Pooh disegnato sopra. E la misura è una via di mezzo tra l'uno e l'altro che vi ho fatto vedere adesso, come potete vedere è un po' più grandino, però sinceramente dirvi che l'ho proprio testati tanto come quegli altri due, no, no, non saprei. C'è una fascia in più qui dietro per chiuderlo, perché molte volte infatti la pupù liquida va sulla schiena, quindi questo è molto buono. L'ultima marca che voglio recensire, ma come vi ho detto ce ne sarà un'altra dopo, sono i Lallo. Sono questa marca che hanno tutti i disegnini diversi qua, ed è questa, ha la parte verdina. Però, vi devo dire la verità, non me l'ha irritata. Questa, la vestibilità è eccezionale. In questa fase trovo migliore la vestibilità di questi che ancora di questi. Forse quando arriverà verso i 4,8 kg, così quelli che sono un po' più grandicelli vestiranno ancora meglio. Questi adesso mi sembrano la misura ideale, e adesso praticamente li metto da quando era 4 kg, perché poi ho alternato un po' proprio per vedere dove mi si irritava di più. E con i Sole e Luna si è visto subito, però mi strillavo una matta. E invece con questi e quelli biodegradabili non mi si è irritata. Vi ho detto, questo, il prezzo è molto conveniente. Io non so se nella vostra città, perché non mi guardano solo da Roma, a Roma sta a Tor Vergata il discount dei pannolini, non so se ce ne sono altre sedi, e comunque i prezzi sono molto convenienti. Vendono anche i pillow, che li trovate anche su internet, e quelli ve li testo appunto, magari aggiungo il video qui. E i pillow hanno anche il segnalatore della pipì fuori, e questi no, questi sono la versione basic. Però come vi ho detto, qui mi si è sporcata una volta sola. Gli ho detto comunque, testandone 7 al giorno, e anche se li testi per 3, 4, 5 giorni, già è la visione bene di quello che è un pannolino, insomma. Ecco qui, ho trovato Pampers Progressi ed è questo qui. Allora, Pampers Progressi, vi devo dire,
È molto contenitivo, effettivamente. Questi ce l'hanno dati all'ospedale, quindi al Gemelli di Roma, e vi danno i pannolini di dotazione, non ve li dovete portare, è già un bel risparmio, anche perché i primi giorni dell'ospedale i pannolini vanno via proprio come l'acqua, perché c'è, oddio, non mi ricordo, un po' lo scrivo qua, al meconio, che esce da, appunto, dal bambino, e quindi i pannolini vanno via come l'acqua, quindi è un bel risparmio anche lì all'ospedale. Come vedete qui ha un bel elasticone doppio, uno fuori e uno dentro. Hanno sempre questa parte verdina, però devo dire che non si è irritata molto con questi, l'ha usata praticamente 5 giorni, perché noi siamo rimasti in ospedale 5 giorni, un po' di più. E questo è il... Finito il mio tempo per fare il video. La vado a prendere. Comunque mi sono trovata bene anche con i Pampers. Ciao. Ve la faccio vedere solo di spalle perché siamo un po' contrari a far vedere i neonati in video e in foto. Quindi ve la faccio vedere solo di spalle. Eccola qui. L'amore di mamma. È l'amore di mamma, lei. Eh sì, è l'amore di mamma. Buongiorno. Non sai che sei in video? Ok. Buongiorno. Me lo fai finire il video? Comunque, la misura è una via di mezzo tra quelli biodegradabili, i nappi, e i sole e luna, quindi sono una buona misura per l'inizio, e quella è sempre la numero 2 e mi prende a capocciare, e quindi niente, vi saluto, un bacione. Poi mi sono tenuta, questo è un altro pezzo di video che attaccherò non so se prima o dopo, e mi sono tenuta i due Pillo, questa è la marca Pillo, c'è cioè questo simbolo della goccia, eccolo qua. E questa è la differenza tra la taglia 2 e la taglia 3. Questa è la 2 e questa è la 3. E come vi dirò anche nel video dove vi parlo dei pannolini lavabili, o non so se lo aggiungo sempre qua, la taglia 2 va dai 2 ai 6 kg e la taglia 3 va dai 4 ai 9 kg. Ricordandosi che quando siamo intorno ai 5 è preferibile già comprare la 3, che appunto va dai 4 kg. Poi questo anche se arriva a 6, io ho notato che è già a 5. Fa fatica a raccogliere tutta la pupù dei bambini. E l'altra differenza che ho visto è che qui nella taglia 2 c'è la lineetta, quella segnalatore di pipì, che si colora quando appunto c'è la presenza della pipì nel pannolino. Invece in questo non c'era. C'è scritto Pillo Premium qui e Pillo Premium qua, quindi dovrebbero essere uguali. Ma in realtà c'è questa differenza, insomma. Come vi dicevo, io mi sono trovata molto meglio con i Lallo e mi trovo benissimo, la bambina non si irrita per niente e quindi continuo a comprarli anche perché costano meno e in confronto a questi non costano tantissimo meno. Io ho fatto un calcolo con l'offerta prendendo due pacchi di quelli grandi da 115 pannolini e insomma viene 0,15 a pannolino. Invece i Pillo sì, Pillo, vengono sui 0,17, 0,18 e molto meno delle marche commercializzate, insomma, pubblicità, quelle più conosciute, insomma. Niente, come sempre spero che questo video vi sia stato utile, se volete iscrivetevi, scusate se mi gratto, se volete scrivetemi un commento qui sotto, chiedetemi quello che volete, insomma io ho già 2 mesi e mezzo di esperienza dei pannolini, quindi chiedetemi quello che volete, ne ho provate varie marche proprio sia per recensirle, ma proprio perché volevo vedere appunto l'irritabilità e la funzionalità proprio della raccolta del pannolino. Non vengo pagata da nessuno, ve lo rammento questo, e quindi non faccio questo video sotto influenze di queste marche. Lo faccio esclusivamente perché anche io vorrei trovare dei video così che spiegano, e quindi li faccio per voi. Vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Alessia Lux. Ciao!